E non giuri il falso? Ah, Filippo, guardi, io non so come fare con lei. Dura, spietata. E poi sono la prima a dispiacermene. Lei è così efficiente, così impeccabile, che quando l'ho assunta ne sono stata felice. Forse prima con quello schiaffo ho esagerato, lo so, ma se anche ho trasceso è stato per evitare di farle perdere il posto e magari di denunciarla per atti, come dire, disdicevoli. La denuncia? No, no, questo no, famiglia, ho famiglia. E allora, anch'io ho diritto a un po' di tranquillità, no? Lo so, ma sarà colpa del mio sangue caldo di origine meridionale. Ma se lei è milanese? Di origine, ma de sangue me sento de Caltagirona, signora Condessa. È vero, ha ragione. Lei è così selvaggio. Genuino. Caldo. Così naif. Capisco che trovarsi a contatto quotidianamente con una signora raffinata come me... Raffinatissima. Profumata. Profumatissima. Giovane. Giovanissima. Diciamo pure provocante. Sì, sì, provocante. E la smetto di fissarmi così, perché altrimenti mi fa sentire... nuda. Ma non dica nuda, non dica nuda, che mi dà fastidio, nuda. Ma insomma, ma smetta, ma stia al suo posto.